Ed è arrivato dunque il momento centrale di questa nostra puntata odierna. Se volessi anche solo riassumere tutte le competenze, tutte le azioni, tutto il servizio della nostra ospite, dovrei occupare quasi tutto lo spazio per l'intervista. È proprio il caso di dire: Maria Rita Parsi non ha bisogno di presentazione. La salutiamo subito e le diciamo grazie. Buongiorno. Ma grazie a voi. Grazie a voi. Cominciamo subito da questo amore per Padre Pio, ce lo racconti. Allora, quando i Tonini è stato qui, non si sente. Ecco. Riproviamoci. Ci riproviamo. Non si sente. Adesso sì, adesso si sente. Va molto, molto bene. Allora, quando ho scritto Doni tanti anni fa, era Miracoli quotidiani di gente comune, ho dedicato una parte del libro a Padre Pio, perché ho sempre pensato che le persone che riescono a rompere il meccanismo spazio-temporale e a vedere nel passato e nel futuro e ad avere questo talento di andare verso gli altri esseri umani avevano una radice comune a una nascita molto difficile, a una vita prenatale, una nascita drammatica tra vita e morte, e poi in seguito, come se nel cervello si fossero attivate delle possibilità di rompere il meccanismo spazio-temporale, addentrarsi nel passato come nel futuro, come nel presente di chi incontri. E padre Pio è stato la persona che vedeva e nello stesso tempo agiva quel vedere per aiutare gli altri. È sempre stata una grande emozione per me e sapere cosa era capace di dire alle persone che incontrava, quasi una terapia dell'immediato, e poi proprio questa capacità di rendere miracolosi degli effetti che sicuramente lui nel tempo e nella fisica quantistica del tempo poteva agire. Ecco, mi è sempre piaciuta questa azione meravigliosa di Padre Pio e la sua spiritualità estrema, cioè quel bene, quell'amore che può salvare, che è la sola maniera di salvare, la sola maniera che potrebbe dire a chi sta facendo quello che nel 2023 ancora si chiama guerra, violenza, distruzione, morte, è qualcosa che dovrebbe servire come monito, dovrebbe servire come indicazione, come linea guida. Ecco, per me Padre Pio è una linea guida. Queste parole sono splendide e mi danno anche modo però di affrontare proprio il cuore doloroso di questa nostra intervista. Cioè, stiamo vivendo tempi in cui per proteggere i bambini ci vorrebbero davvero super uomini e super donne. Lei ha anche scritto il manifesto del potere, e il manifesto contro il potere distruttivo, che noi vediamo dispiegato sempre di più. Come vuole aiutare i genitori? Che cosa possono fare per difendere comunque il bene, la sua impronta? Ah, io credo che posso suggerire soltanto, pregando di tenerlo in considerazione, laddove non ci sia una tale povertà educativa e di idee che questi messaggi non arrivino. Allora, non arrivano. Punto primo, formare i formatori. I genitori sono la famiglia, la prima agenzia educativa, la seconda è la scuola. Allora, queste realtà devono essere messe in condizioni di supportare chi viene al mondo, e che se continuiamo a portare avanti il mondo in questo modo, lo dice una persona che ha 76 anni come me, non arriverà nient'altro che a un'ulteriore terza guerra mondiale, un'ulteriore strage, distruzione, divisione del mondo in due, attenzione, per poteri che riguardano non certo l'amore verso l'umanità o il bene generale o la condivisione, no, riguardano solo le possibilità di tenere le mani su parti del mondo per sfruttare gli esseri umani che le abitano in funzione di pochi che hanno il potere economico e il gioco dello spionaggio tra le mani. Quindi, se vogliamo cambiare il mondo, dobbiamo informare il più possibile e formare il più possibile genitori ed educatori, rendere le scuole sempre aperte, che sono su tutto il nostro territorio nazionale, ma questo vale per tutti gli stati, sempre più aperte dalla mattina alla sera, ma non per fare un piccolo programma curricolare di formazione, perché quello è utile, è importante, serve a crescere, serve ad avere strumenti, ma soprattutto
per renderle dei centri culturali polivalenti, dove insieme ai programmi educativi previsti dal curriculum delle classi, dello sviluppo dell'iter scolastico ci siano laboratori, educazione all'uso virtuoso del virtuale, educazione alla legalità, educazione alla conoscenza dei propri diritti, perché ci sono, perché le generazioni precedenti alla nostra, soprattutto, hanno lottato per i diritti di riconoscimento ai bambini e alle donne e in generale per i diritti umani, li devono conoscere i bambini. Se vanno a scuola, presentazioni di libri, laboratori di attività creative, uso laboratori per usare in maniera virtuosa il virtuale e non esserne dipendenti in maniera totale, come sta avvenendo, educazione alla legalità, cioè le scuole devono essere un luogo dove il piacere del sapere, al di là dei voti, che non faccio commenti sui voti, devono, come dire, essere proprio al primo posto per gli insegnanti che vanno supportati, aiutati, riconosciuti anche economicamente la loro fatica, ma la scuola va riempita di altre presenze, va riempita di presentazioni di libri, va riempita di concerti, di cineforum, di attività di laboratorio per creare delle comunicazioni. Ecco, come si lotta contro questo, contro quello che sta avvenendo? I greci già dicevano la cultura è tutto, la cultura è per. Lei aveva scritto che i bambini vengono al mondo per salvarlo e per salvare i loro genitori. Sarà sempre così? Ma io penso che questo è il grande insegnamento cristiano. Questo è il grande insegnamento cristiano. Il bambino divino viene al mondo in una situazione in cui ci sono soltanto la mamma e il papà. Il padre è un padre che adotta il bene d'ogni bambino. Un padre Giuseppe, che io considero un santo meraviglioso, è colui che è lì a servizio della donna e del bambino. È un padre, ma c'è un padre più grande di lui, una paternità ancora più elevata. Il bambino viene al mondo per salvarlo e per salvare tutti quelli che avranno il coraggio di credere che la radice è l'infanzia, che è da lì che si parte per cambiare il mondo e che chi rispetta i bambini, rispetta le creature che vengono al mondo, attenzione, che non hanno scelto di venire al mondo, ce li mettiamo noi i bambini al mondo. Se non ce ne prendiamo la responsabilità della vita come persone che sanno indirizzarla, governarla, accudirla, curarla, beh, detto fra noi, non so che cos'altro possiamo dire per giustificare nei confronti dei bambini che abbiamo messo al mondo, perché la vita è un percorso per ciascuno di noi, che inizia con la gestazione. E finisce con la prima o dopo, con il morire, col finire. E allora, se tu in questo percorso non hai motivi profondi, forti, grandi per andare avanti, come fai a incontrare gli altri, oltre a conoscere te stesso, incontrare gli altri, creare il bene, rispettare la natura, rispettare le leggi? Come fai se non vieni educato, se non hai delle linee guida che possono essere i genitori, la famiglia, che può essere la scuola, che può essere il sociale con tutte le sue organizzazioni? È lì che bisogna puntare. Bisogna rendere questo pianeta non un inferno. Perché è un inferno se non si hanno strumenti, è un inferno se non si hanno guide, è un inferno se si fanno le guerre, è un inferno se si sfruttano le persone, è un inferno se non si permette alla gente di conoscersi e rispettarsi, è un inferno. Questo è l'inferno se continuiamo a trattare la Terra in questo modo, il nostro pianeta in questo modo. Io sono assolutamente d'accordo con lei, a volte forse troppo spesso restiamo ingessati nei ruoli o nei programmi per ritornare un po' al mondo scuola e la prima formazione andrebbe fatta ai formatori, quantomeno no, in termini di aggiornamento. Lei ha detto una cosa, voi avete detto una cosa fondamentale, formare i formatori, perché conoscersi e avere cultura è qualcosa, è un patrimonio per sempre che puoi passare ai giovani, i soldi non te li porti nella tomba e poi trovi sempre qualcuno che ne fa tanti e qualcuno che li sottrae a quelli che se li guadagna e non parliamo di questo perché sarebbe talmente polemico, però diciamo una cosa, che il vero patrimonio è quello che tu puoi passare come testimonianza e come formazione.
alle nuove generazioni che stanno crescendo e che vengono al mondo. Quello lo puoi fare perché noi abbiamo un patrimonio e possiamo usare il mondo virtuale anche per fare questo. Perché i genitori possono avere difficoltà a spostarsi, eccetera, ma col mondo virtuale, come usano i telefonini, possono guardare le lezioni di formazione, possono ascoltare i consigli, possono mettersi in condizioni di relazionare. Usiamo in modo virtuoso il virtuale per fare in modo che la gente prenda coscienza che questa è la strada, che questa è la linea guida. Tutta la sua energia, tutta la sua gentilezza, le sue tante qualità derivano dai suoi genitori soprattutto. Chi vuole ringraziare? In questo momento vorrei ringraziare i miei nemici. Mi hanno insegnato della mia fragilità e del mio nemico interno, più cose di quanto mi abbiano insegnato le persone buone, i grandi maestri e maestre che mi hanno. Io li ringrazio tutti i miei maestri e le mie maestre. Quando penso, a Francesca Morino Abele, a Iole Baldaro Verde, a Giovanni Bollea, a Michele Festa, a Eric Fromm, quando penso a Cesare Musatti, cioè quando penso alle persone che hanno fatto della mia vita, a Ronald Lang, veramente una possibilità a livello mentale, devo però dire che chi mi ha insegnato, il professor Di Giulio, che lo chiamò il nemico interno, chi mi ha insegnato a guardare le fragilità, le frustrazioni, i disagi che avevo e che ho dovuto elaborare come tutti e sto elaborando ancora. Ecco, chi mi ha insegnato a prendere coscienza del mio nemico interno sono state proprio le realtà che all'esterno mi hanno fatto male. Io li ringrazio. In questo momento, mentre condividendo il pensiero di Oriana Fallaci, sono nella Siberia dei miei sentimenti, sono però delle linee guida per non ricadere ennesimamente nelle buche. Consiglio a tutti una bellissima poesia di Portia Nelson. Si chiama Autobiografia in 5 corti capitoli. Se mi permettete di dirla, Certo, è un regalo che ci fa. io la ecco, vi dico la sintesi. Autobiografia in 5 corti capitoli. Esco di casa, c'è una buca, ci cado dentro, è profonda, puzzolente, piena di topi. Ci metto una vita per uscirne. Capitolo secondo, esco di casa, c'è la stessa buca, ci ricado. Ah, ancora non hanno chiuso questa buca, maledizione, è puzzolente, è terribile, eccetera. Ci metto tanto per uscirne. Capitolo terzo, ecco di casa, c'è la buca, ci ricado. Lo sapevo che la buca c'era, lo sapevo. Bene, ormai ho capito che questa è veramente una buca da evitare, ci metto poco per uscirne. Capitolo quarto, esco di casa, c'è la buca, ci giro intorno. Capitolo quinto, cambio strada. Meravigliosa chiusura, davvero grazie a Maria Rita Parsi. Che il Grazie. Signore Padre Pio le siano sempre vicino e la proteggano sempre. Grazie. Grazie a voi, Grazie mille grazie per lo spazio. per il suo contributo. Potrebbe esserci un ulteriore capitolo dove laturiamo questa buca. Beh, è bello, questo è un pensiero magnifico perché non ci cadano altri, ha Esatto. ragione. Proprio ringrazio di questo pensiero, lo aggiungerò. Facciamo un post-it Grazie a lei. allora, un PS. Grazie, grazie di nuovo e naturalmente anche se è difficile con questa atmosfera, adesso è il momento di nuovo della pubblicità.